gioca la 22esima giornata del campionato provinciale di Serie D. Qui al Falcioni di fronte si trovano le formazioni dell'Ele Nettuno e il Flora 92. In avanti per Capitan Antinari, la possibilità Giallongo, la respinta di Ruta, c'è il fallo da parte di Atturi, non viene comandato, il calcio di punizione esce addirittura. Sì, per il Ele Nettuno, adesso la palla messa in mezzo, c'è Rosini, esce Criscione, il palo ancora una volta a dire di no. Adesso Criscione, la palla messa in mezzo, c'è il gol di Maciucca al 21esimo. Prova lo spazio, se ne va in mezzo, la svirgolata da parte di Giallongo. Ancora movimento da parte di Davino, se ne va, la palla messa in mezzo. Giorgi, molto movimento, adesso anche la possibilità per il gol del raddoppio, che arriva esattamente a 24:30. E ancora Maciucca, la finta con il corpo, se ne va a Rosini, la palla messa in mezzo per Tinare, c'è il gol da parte di Valentino al 26esimo. Tinari allontana, adesso pasticciano i giocatori del Flora. Tinari sul calcio d'angolo, il tiro di Giallongo pericoloso. Adesso è Maciucca che va a recuperare questo pallone, ma lo dà all'indietro per Simeone, ci prova dalla distanza, si riprenderà con il calcio di punizione. Tinari, il tiro e c'è il gol del pareggio dopo un minuto. Giallongo gioca molto più arretrato, lasciando in avanti il compagno di squadra Tinari, la palla messa in mezzo. Rosini alza il pallone, Giorgi sotto porta, si allontana Valentino che si va a posizionare sul primo palo, Mingione con la testa, adesso invece il tocco per Mingione, sotto misura Maciucca, ancora giustiziere a questo punto al 22esimo della ripresa e ha spedito la palla in rete. Ancora adesso Tinari che recupera e c'è il gol del pareggio. Adesso prova a dare soluzione Valentino, la palla messa in mezzo, il tacco, ma c'è Billardello, ancora Atturi, c'è adesso Davino, la possibilità, se ne va, finisce a terra, adesso la possibilità per il Flora con Maciucca, arriva il gol poker di Maciucca, a questo punto pericolosa Valentino, la palla messa in mezzo per Tinari, c'è il tiro del pareggio, il gol del pareggio, 4 pari, pochi secondi, Giorgi cerca di accelerare il tiro, la rasoiata da lunga distanza di Mingione e arriva al triplice fischio finale. Flora e l'Ele Nettuno chiudono con il risultato di 4-4.